Ciao ragazzi, è un po' che non ci si vede, no? Questo video l'ho fatto perché mi è arrivata poco tempo fa una tablet stupenda dalla XP Pen. Ho deciso di fare questo video per così recensirla un attimo, perché sono un Wacom dipendente e tra l'altro uso Apple come iPad Pro per disegnare. Ma appunto mi mandano questa tablet che ha una grandezza di 15,6 pollici, quindi come vedete è veramente una sberla non indifferente. La scatola non ce l'ho qui. Dove l'ho messa la scatola? Eccola. Non ho fatto l'unboxing perché, vabbè, insomma, ho fatto un video su TikTok e quindi non ho voluto fare l'unboxing nuovamente. Comunque, eccola qua, Artist 15.6 Pro, è una bellissima tablet, non credevo, non ero abbastanza scettico all'inizio, però è molto leggera, molto compatta, veramente. Ha questi 8 e più una rotella qui, 8 tasti dove voi potete inserire i vostri comandi, quindi lo zoom, l'annulla e quant'altro. Ha un bellissimo... c'è una formica. Vai giù formichina, vai giù, no, ecco, andata giù. Allora, si presenta con un bellissimo cofanetto per la penna, eccolo qua, bellissimo, compatto. Dietro qui abbiamo le punte di ricambio, eccole. E poi da questa parte invece abbiamo la penna, che è molto simile alla marca che voi conoscete tutti, è progettata veramente bene. L'unico neo è che questa penna qui non ha la gomma. Vabbè, quello non possiamo farci nulla, pazienza, però ha due tasti. Io solitamente li setto come manina per muoversi e contagocce per prendere i colori. Però è molto maneggevole. Tra l'altro, guardate, io dopo questo video vi farò vedere un video che ho realizzato per TikTok. Purtroppo sarà in verticale, mi dispiace, però ho solo quello e non ho voglia di rifarlo. Ma vedrete che la latenza di questa penna è davvero fenomenale, strepitosa. Questa tavoletta non ho riscontrato nessun problema di latenza, il segno è perfettamente coincidente con il movimento della mia mano. Io utilizzo Photoshop in questo caso. La cosa carina e interessante che ho scoperto è che i cavi che vanno collegati con una USB-C direttamente qui, ok, alla tavoletta, vediamo se... Ecco, va direttamente collegata qui e poi ecco che si accende. Attenzione, voilà. E, molto semplice, quindi, molto, molto intuitiva. Ha questo cavo HDMI e questo cavo USB che si triplica qui. Dove c'è questo cavo HDMI, dove c'è anche l'USB per poi dopo far funzionare anche la pennina, e poi ha un alimentatore, e l'alimentatore può essere attaccato o staccato. Questo mi è parso nuovo, forse io non ho altri tipi di tavolette, non ho avuto altri tipi di tavolette, ma quando utilizzavo Wacom ricordo che se io staccavo la spina si staccava pure la tavoletta, mentre in questo caso credo che ci sia all'interno una batteria propria che fa tenere in vita la tavoletta per un po' di tempo. Quindi vabbè, poi dopo se lo attaccate meglio, perché così rimane sempre sempre bella luminosa, sempre bella attiva. Ovvio che per me, che sono abituato a disegnare con iPad Pro e quindi Procreate, mi è stato un po' difficile riprendere in mano quello che era il movimento dei comandi con tasti, shortcuts e quant'altro, però ci si abitua in un attimo, insomma. Quindi è consigliatissima secondo me per persone che in qualche modo vogliono iniziare a disegnare in maniera professionale, ma avere un prodotto che comunque dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo sia accettabile. Questo è un buon prodotto che a livello di qualità-prezzo lo consiglio vivamente. E ripeto, ero scettico all'inizio e non sono uno che
sono uno molto difficile in queste cose, ma mi sono trovato bene e lo vedrete perché nel prossimo video che farò successivamente a quello che sto dicendo ora, vedrete che disegnerò in maniera molto semplice, molto, molto spedita. E basta, non ci sono altre cose. Non vedo, il monitor qui sopra è abbastanza, non è troppo lucido, quindi si riesce a scrivere bene. La penna non ha troppo spazio, quindi non sentirete questo spazio forte tra i pixel, cioè tra la punta della penna e il pixel di Photoshop. Quindi, insomma, devo dire, bel prodotto, veramente. Ora, io vi saluto, guardate subito qui dopo il video. Se volete acquistarla, qui sotto io vi lascio tutto, vi lascio il link per acquistarla sul negozio online in Italia, e anche il codice sconto, vi danno la possibilità con il mio sconto di fare, con il mio codice, di farvi 10% di sconto, che non è male, insomma, approfittatene perché insomma, approfittatene. Va bene? Vi saluto e vi ringrazio e vi do un abbraccio. Ciao! I wanna know you. I wanna know you.